Roberto Mancini, davanti a questo presente di guerre, di violenze, che impressione ti ha fatto l'incontro con questa esperienza di Trieste, con questa piazza dove si comincia a gettare uno sguardo diverso sull'altro, sul migrante in arrivo, a partire dalla cura? La prima impressione è stata quella dell'aprirsi di uno spazio di realtà che normalmente non è percepito, cioè lo spazio dell'incontro, dell'evento dell'incontro che apre tutte le nostre facoltà, il cuore, la mente, il contatto, la coscienza. E nel vedere le scene abituali che rispecchiano l'andamento della società, sembrerebbe impossibile. Questa capacità di accoglienza, di solidarietà, direi meglio di reciprocità anche nella differenza delle storie di chi arriva disperato dopo una trafila di violenze enormi e di chi invece ha la possibilità di accogliere, di così ripescare chi era piombato in quel fondo di violenza e di disperazione per portarlo a galla nella vita tendenzialmente normale. Quindi ecco, fa molto bene perché ci ricorda che ogni volta che diamo una spiegazione univoca, monocromatica della realtà, invece la realtà anche nel bene è molto più complessa di quello che sembra. L'altra sensazione è stata quella appunto della capacità di un contatto diretto che ci riporta a quello che siamo veramente come esseri umani. Spesso quando diciamo parole come persona, essere umano, uomo, donna, alla fine sembra che evaporino queste parole, cioè sembra che è difficile assumerne la consistenza. Invece leggendo quelle pagine, sapendo di questa storia, ecco, questa parola, essere umano, persona, con i nomi di ciascuno, con le storie, con gli incontri, ecco, acquista una consistenza che insomma richiama un po' anche a specchiarsi, a dire io chi sono, chi sto diventando, sarei disponibile anch'io a questo incontro, a questa esposizione per accogliere gli altri che nessuno vuole. Quindi è anche un po' un testo che funziona come le parabole evangeliche, cioè si raccontano storie lontane di violenza, di migrazione, di speranza, di sconfitta, di trionfo del bene, insomma, nella complessità della vita, però ci si accorge che il libro parla anche a ciascuno a ciascuna che lo sta leggendo, cioè specchia un po' chi legge, gli restituisce il senso di dov'è e gli chiede dove vuole andare, cioè se adattarsi a una società diventata disumana, ai suoi poteri oppressivi. Oppure se invece aprirsi alla comune umanità e quindi fare qualcosa per andare incontro agli altri. Quindi direi che è un libro veramente prezioso, anche proprio per le sensazioni che trasmette, oltre che per le storie, anche per le idee di cui è portatore. Personalmente, qual è l'aspetto che ti ha colpito di più? L'aspetto, l'esperienza, la storia? Beh, direi da una parte la spontaneità, l'integrità dei protagonisti di questa associazione che, insomma, veramente agiscono, sentono, dialogano, pensano con grande semplicità. Cioè, non ho sentito dei passaggi particolari, delle faticose riflessioni sul da farsi. C'è una grande semplicità, una grande integrità, questa mi ha colpito. E poi mi ha colpito la parte mancante, cioè se si legge il libro di continuo, no, cresce la sensazione e anche la lucida presa d'atto del fatto che non ci sono le istituzioni, o se ci sono, spesso hanno un volto persecutorio. Quindi certo, l'accoglienza diretta tra le persone, la presenza effettiva, rispetto a cui sembra pallida anche la parola volontariato. Qui veramente siamo oltre il volontariato, è una pratica di fraternità, di sororità.
in alcuni casi, come racconta Lorena, di maternità, in quell'abbraccio in cui viene chiamata mamma, cioè viene riconosciuta in un'accoglienza totale, no? Intima. E quindi bellissimo, però dà molto da pensare la parte mancante, cioè che le istituzioni che dovrebbero garantire una condizione di vita umana per tutti, a prescindere dal passaporto, o non ci sono, oppure se ci sono diventano esse stesse un problema. Quindi direi questi due aspetti, l'integrità umana, direi evangelica, al di là così delle differenze di credo, di adesione, però una vera capacità evangelica di fraternità, di sororità con le persone che si incontrano, che hanno bisogno vitale, che hanno insomma la concreta esigenza di incontrare un altro essere umano, di incontrarsi tra persone veramente umane. E dall'altro invece questa lontananza, latitanza delle istituzioni. A volte non sono i criminali, sono le istituzioni che sono latitanti. Secondo te perché questo Occidente, culla di diritti, questo Occidente che ha saputo trasformare le terribili ferite delle due grandi guerre mondiali è diventato così duro nel respingere chi prova a avvicinarsi ai suoi confini, chi prova a cercare semplicemente una possibilità diversa di vita? Beh, direi innanzitutto perché si è consegnato completamente a una logica di mercato, dove la vita si compra, si vende, in ogni caso si conquista attraverso la lotta, e l'altro non solo è straniero per definizione, ma è un rivale. È un competitore che io devo sconfiggere, e questa è stata un po' la regola ed è purtroppo ancora la regola di tutti i rapporti. Quindi al massimo un modello di società concepito come mercato competitivo conosce l'assistenza, la beneficenza, che poi spesso diventano semplicemente una questione di decoro urbano, cioè non vogliamo vedere i poveri nelle piazze delle città, e poi diventa chiaramente persecuzione con pratiche vessatorie che abbiamo visto, addirittura di deportazione delle persone senza neppure che abbiano la possibilità che siano verificate le condizioni della richiesta d'asilo, quindi calpestato completamente la Costituzione, la legalità repubblicana. Dall'altro lato c'è anche il tema che all'interno dell'Occidente, che è una parola un po' di sintesi, in realtà sono sempre prevalsi nazionalismi, egoismi nazionali, e appunto mentre c'è una gara per l'egemonia, per la supremazia, per il benessere, addirittura tra le singole nazioni, allora le persone straniere, chi viene da altri paesi, a meno che non sia manodopera a basso costo, utile per l'industria nazionale, viene percepito come una zavorra. Quindi subito c'è la percezione che è un'invasione, che noi non possiamo mantenere queste persone, che sarebbero un peso, e anche questo, diciamo, chiude completamente lo sguardo e il cuore del nostro Occidente. Da ultimo ricorderei il fatto che il nostro Occidente è una cultura che ancora non sa vivere, sentire, dunque poi neppure pensare proprio la relazione, che è la cellula della vita. Quindi se tu non sai abitare le relazioni, le assumi solo in modo strumentale o in modo competitivo, è chiaro che chi si presenta con una speranza, con un bisogno, con una alterità, è soltanto un problema da eliminare. Quindi assolutamente c'è una chiusura, no, per questo tipo di ragioni, che poi in qualche modo rivela il carattere per molti aspetti fittizio delle nostre democrazie, che al massimo riconoscono alcuni diritti in modo intermittente e selettivo al proprio interno, nei propri confini, e poi però tradizionalmente, questo in un certo senso da secoli, scaricano tutto il negativo nella politica estera, soprattutto nella politica coloniale. L'Occidente è stato, diciamo, il tipo di tradizione che sulla terra ha di più praticato il colonialismo, lo sfruttamento delle altre civiltà, degli altri popoli, e ha sempre riversato la violenza fuori dai propri confini, come si dice, esternalizzandola. Quindi se arriva qualcuno che viene esattamente da quei paesi, non cambia la logica. Quindi direi che questo insieme di fattori culturali, politici, sociali e anche di natura economica fa sì che ci sia questo muro e ci sia una totale indifferenza al fatto che questo comporta tante e tante vite umane perdute.
Quindi è anche naturalmente non solo allora un problema di razzismo, ma anche un problema di classe, nel senso che i migranti hanno il difetto normalmente di essere poveri. Fossero ricchi, dotati di potere d'acquisto, insomma, fossero attraenti, allora probabilmente le porte si spalancherebbero senza problema. Quindi si incrociano da un lato il rifiuto razziale e anche il rifiuto di classe che insieme, diciamo, arrivano a realizzare questo muro totale, dimenticando che se uno costruisce dei muri, poi i muri soffocano proprio quelli che li costruiscono, che sono all'interno del perimetro. Mentre i migranti, con tutta la tragedia che portano addosso, esprimono una capacità vitale, una capacità di speranza, di anticipare un modo più umano di essere al mondo, che davvero respingerli, perseguitarli, significa oltretutto fare del male soltanto a noi stessi, oltre che infliggere loro una serie di sofferenze assolutamente disumane. Protagonista di questa storia è anche una società civile che si incontra, che si mobilita, ci sono gruppi, associazioni, persone singole che arrivano da tutta Italia per cercare ogni sera di costruire questa rete di aiuto, di solidarietà. Questa società civile non ha rappresentanza ai massimi livelli politici, però esiste. Questa piccola esperienza rischia di rimanere limitata a se stessa. Io credo di no, credo che per la qualità, direi straordinaria, nella sua integrità, nella sua semplicità, nel suo valore profetico, cioè anticipativo di un modo diverso di essere umani insieme, di essere società, questo seme è destinato a crescere in modi che noi non riusciamo a prevedere, ma sicuramente io non credo che imploderà in un declino che chiuderà questa esperienza, perché credo piuttosto che sia estremamente comunicativo questo modo di essere umanità insieme e che abbia un forte valore sia culturale sia politico. Culturale perché finalmente riabilita le persone a vedersi come la stessa umanità. Oggi l'umanità non si vede. Qui invece c'è una visione a tutto campo, c'è proprio una luce che permette di riconoscere il volto di ciascuno. Ecco, allora quando una luce emerge, poi è difficile soffocarla. Credo che questo spieghi anche l'attrattività di un'esperienza del genere, anche per persone che vengono da fuori Trieste, insomma, magari vengono da lontano, per dare una mano. C'è una valenza chiaramente politica che ci ricorda che la democrazia non è il regime dove vince la maggioranza, definizione che si adatta benissimo ai totalitarismi, ma è quell'ordinamento in cui della vita collettiva, in cui la dignità di ogni essere umano, a prescindere dal passaporto, dal genere, dalla generazione, dall'appartenenza culturale, dal credo ideale, ecco, ogni essere umano è un valore incondizionato senza che nessuno possa essere escluso. Allora, se c'è questa capacità di rigenerare vita autenticamente democratica e l'accoglienza procede insieme alla democrazia, quando l'una sta male anche l'altra è compromessa, quando l'una fiorisce anche l'altra può finalmente dispiegarsi, ecco, questo potenziale democratico che esprime questa realtà altamente politica può sollecitare la politica, diciamo, istituzionale, quella con un'espressione, diciamo, critica si chiama la politica dei palazzi, direi a due condizioni. Da un lato di avere un rispecchiamento anche mediatico, di avere un po' i riflettori della stampa, di tutto quello che dà risonanza collettiva e rende visibile questa esperienza. Quindi direi una fetta di responsabilità ce l'hanno i giornalisti, gli operatori della comunicazione, che devono mettere al centro queste esperienze senza continuare ad alimentare invece logiche di identificazione dello straniero come un criminale, come un clandestino, favorendo quella stupida e falsa equazione straniero uguale criminale. Dall'altro è molto importante che questa esperienza di Trieste sia una sorgente per l'attività educativa. Cioè io immagino classi di scuola, insegnanti che possano conoscere questa esperienza, ispirarsi a quello che viene realizzato a Trieste con questa capacità politica, profetica, bellissima, in modo non idealizzato, perché con tutte le fatiche, le contraddizioni, cioè è un'esperienza insieme straordinaria, ma
ad altezza di essere umano, praticabile. Allora, se anche, diciamo, le istituzioni e le realtà educative potessero riconoscere il valore di questa esperienza, ispirarvisi e insomma farla conoscere a giovani che possono con grande sensibilità assumerla, chiedersi come tradurla nelle loro città, nei loro territori, io credo che un contagio positivo potrebbe insomma diffondersi nel paese, collegandosi con esperienze più o meno affiancabili a questa, quindi cominciare a generare una cultura diversa di orientamento etico, una cultura profondamente umana che non è affatto destinata a spegnersi nella vicenda di Trieste. Un'ultimissima domanda. Questa non è una lettura natalizia, ma ci si avvia verso il Natale e quindi mi viene naturale chiederti come si incrocia, secondo te, questo messaggio che arriva da una piazza completamente laica con il messaggio cristiano. Beh, direi che il messaggio cristiano è proprio laico, nel senso che laos, la parola greca da cui viene laico, significa appartenente al popolo, laddove il popolo è l'intera comunità umana, in un certo senso è il creato intero. Allora, qui si vede proprio l'esperienza di un'apertura alla realtà divina più profonda che ci riguarda, che è intimamente appartenente anche alle fibre della nostra misteriosa dignità. Cioè, in fondo, che cosa dice? Che noi abbiamo un valore che va più in alto di tutto quello che si può calcolare, malgrado le nostre miserie, la nostra finitezza, la nostra mediocrità. Però c'è in noi un valore sproporzionato, c'è un eccesso di valore che è dato da questa misteriosa dignità, che è la stessa che noi celebriamo nel Natale con la nascita di Gesù. Che cosa si vede, diciamo, in quell'evento e oggi in quello che accade a Trieste? Direi si vede l'intreccio da un lato dell'amore generoso. Cioè dell'amore che è accogliente, che ogni volta è capace di generare la vita e la vita è comune, quindi onora le relazioni, si prende cura delle persone, risponde ai bisogni, accarezza i desideri, le aspirazioni delle persone. Quindi c'è Dio dove c'è la presenza concreta di un amore generoso, di un amore sincero, di un amore concreto. Dall'altro, questo di solito sfugge, beh, è divina anche la fragilità. In fondo la nostra non è, diciamo, una carenza puramente meccanica dei corpi che hanno fame, che hanno sete, che hanno freddo, non è semplicemente un problema, ma è l'espressione appunto di una dignità fragile ma incondizionata. E in fondo proprio la fragilità dice che noi non veniamo dal potere, non siamo gli effetti di una causa suprema, ma veniamo dall'amore. Quindi l'incarnazione di Gesù, che è la nascita che festeggiamo nel Natale, è proprio questo intreccio di amore accogliente, generoso, che genera comunione senza confini, e questo annuncio è straordinario, rivela agli esseri umani la loro umanità divina, e dall'altro questo però si vive nella fragilità, facendo i conti con la vulnerabilità, che anch'essa esprime un valore per quanto sia legata alla sofferenza, ci dia problemi, ma chiede appunto una risposta d'amore che è completamente estranea alle logiche e alle pratiche di potere. Quindi chi vuole, insomma, riscoprire il significato del Natale può trovare in Trieste, diciamo, una sorta di stella cometa molto concreta, per nulla retorica, e assumere questa esperienza come uno specchio. C'è da dire che il libro che tu, Massimo, hai scritto è veramente, diciamo, capace di rendere efficace questo specchio, cioè non aggiunge retorica, non dà elementi di idealizzazione, rende davvero presenti all'assistere a questa esperienza, dopodiché, dicevo, come in una parabola, uno si interroga, e io dove sono, qual è il mio atteggiamento, se è di respingimento, di accoglienza, se è di privatizzazione della vita oppure se è di assunzione della responsabilità civile di curare, insomma, le forme della convivenza anche lì dove siamo, ovviamente non solo, non necessariamente a Trieste, ma in ogni luogo della terra. Quindi veramente anche un libro natalizio nel senso concreto, attendibile, non retorico del termine.